Presidente, onorevoli colleghi, voglio portare a conoscenza di quest'Aula quanto succede in Valsusa. Nella notte tra sabato 8 e domenica 9 dicembre una trentina di persone ha occupato abusivamente la casa cantoniera di Ulx al fine di dare assistenza ai migranti diretti in Francia. Dalla loro pagina Facebook pubblicizzano la nascita del rifugio autogestito contro le frontiere, contro il decreto Salvini e a favore di coloro che non hanno il pezzo di carta giusto. Sostengono che da quando il rifugio di Claviere è stato chiuso sono aumentati gli smarrimenti di migranti e i decessi. Questo è vero, ma non è dovuto alla mancanza di assistenza, bensì conseguenza della stagione fredda, della neve e delle temperature rigide. Partiamo dal presupposto che, seppur fatto in un'ottica benevola dal loro punto di vista, questa postazione non fa altro che aumentare le potenziali vittime della montagna del gelo, perché illude queste persone di poter attraversare il confine senza troppe difficoltà incoraggiandole. A meno che la premiata organizzazione del rifugio non fornisca anche la dotazione di passeur per favorire l'attraversamento della frontiera. A tal proposito, sottolineo come l'ospitalità e l'accompagnamento in Francia fornito dall'ormai chiuso sottochiesa di Clavière fosse a pagamento. Considerato che gli occupati riconducibili ai centri sociali hanno invaso dei locali abusivamente, forzando serrature e quant'altro e violando una proprietà privata. Preso atto dalle loro parole che questo atteggiamento è l'ennesimo atto ostile nei confronti dello Stato. Accertato che in passato questi benefattori si facevano pagare dagli stessi migranti per le prestazioni fornite e tenuto conto che il loro comportamento non fa altro che incentivare il fuggire dai centri dei migranti irregolari, tirandoli fuori dai circuiti dell'assistenza statale e facendogli perdere ogni diritto, lasciandoli in preda all'illegalità, auspico che lo sgombero della casa cantoniera avvenga al più presto, al fine di riportare la serenità ad Ulzio, la tranquillità in Valsusa e a garantire l'incolumità dei migranti stessi, ripristinando al tempo stesso la legalità. Grazie. Grazie, senatrice Cagione.